Eccoci qua con una intervista, una chiacchierata che facciamo oggi con Nino Dadè, che poi è un nostro collaboratore radiofonico perché ogni mercoledì conduce la trasmissione Il Testimone, però oggi con lui parliamo di politica, di prossime amministrative, in qualità anche di referente locale del partito Azione di Calenda. È vero che prima di aprire la telecamera lui mi ha fatto presente che non si presenta con questa etichetta per quanto riguarda la questione locale, perché vorrebbe appunto togliere ogni simbolo di partito da quello che potrebbe essere una ricerca di un intento comune fra amici e fra persone che hanno fatto politica a livello locale, quindi con una certa esperienza, e che possono ritrovarsi insieme, non prescindendo dalle bandiere singole che ognuno anche in passato ha rappresentato. Noi dobbiamo dividere la politica nazionale dalla politica locale. Dici, è un'altra cosa la politica locale. Affrontano temi diversi. La politica locale affronta, per dirti gli ultimi temi che stanno affrontando, che ne so, il salario minimo, per esempio, piuttosto che cercare di riportare il nucleare in Italia, piuttosto che cambiare il programma, il modo di eleggere il premier, piuttosto. E sono tutte cose lontanissime da quelle che invece l'amministratore locale deve fare. L'amministratore locale deve semplificare la vita dei propri cittadini e nel contempo deve cercare di rendere più bella e più accogliente la propria città. E quindi capisci bene che a livello locale non c'è bisogno dello schieramento del centro, della destra, della sinistra o qualsiasi altro. A Recanati occorrono, a Recanati come in tutte le altre piccole realtà o le città limitrofe, occorrono persone di buon senso, occorrono persone capaci, occorrono persone che hanno già fatto politica, che hanno un minimo di esperienza e sanno. E hanno quel, come dicono quelli che parlano fico, hanno quel know-how che serve per poter affrontare e risolvere i problemi che i cittadini si aspettano che vengano risolti. Quindi, in poche parole, c'è la necessità di costituire una specie di aggregazione fra persone che possono trovare dei punti in comune nel programma anche cittadino, che possono anche quindi aver rappresentato nel recente passato un'area politica o essere stati addirittura non solo interpreti ma soggetti di quell'area politica importanti, Noi abbiamo. che però si ritrovano ora dietro una formula, dietro una coalizione, diciamo così, più meno identitaria ma più propensa a raccogliere le Le proprie istanze esperienze, le per proprie risolvere capacità. i Quindi al di problemi fuori del politichese si Cosa stiamo dovrebbe facendo? creare a Recanati un polo civico, nel senso puro della parola. Stiamo costruendo una casa dove abbiamo già gettato le fondamenta e le mura le costruiremo, è chiaro, la casa verrà costruita, finita, insieme a tutti gli amici che ci aiuteranno in questa impresa. Ed è chiaro che già sono presenti, ma parteciperanno persone che hanno anche esperienze diverse, che provengono da mondi diversi. Ma è giusto che sia così, perché i problemi reali si risolvono proprio fra le persone che disinteressatamente si
occupano di risolvere, di realizzare poi i grandi problemi che sono sul tappeto arecanati da tantissimi anni. E Nino Taddei, naturalmente, sin da, penso, ormai da quando è nata questa idea, si è reso un po' protagonista, si è preso questo impegno di coagulare intorno a questa nuova esperienza più personaggi possibili. Diciamo che io sono un muratore, se stiamo costruendo una casa, io sono uno dei muratori. Sei il direttore dei lavori, no? No, non sono il direttore dei lavori, sono un muratore che siamo un capomastro. Già, sono un capomastro, ma siamo in tanti di capomastri, insomma, sono un capomastro che cerca con i suoi amici di aiutare a realizzare questa casa, insomma, questa cosa che dovrebbe venire fuori. Quindi, allora, per essere ben realisti, no? E quindi identificare subito il quadro politico locale. Noi sappiamo che c'è una candidatura di un sindaco uscente che già è appoggiata, oltre che da delle civiche, da un partito politico che è il PD. Abbiamo un centrodestra che non rinuncerà alle sue identità partitiche, quindi Fratelli d'Italia, Lega, forse Forza Italia e con qualche altra civica. C'è questo terzo polo tutto civico. Non possiamo escludere che ci siano anche altre realtà che ad oggi non conosciamo. Adesso no. Sì, poi il nostro raggruppamento di liste civiche ci sarà. Anche perché c'è il Movimento 5 Stelle, cui non sappiamo. Certo, non sappiamo. Il nostro sarà un raggruppamento distinto e distante dai partiti, che cercherà di fare esclusivamente gli interessi dei cittadini e cercherà di realizzare delle opere arecanati che non, da tanto tempo mancano e che si sente l'esigenza. Ma anche qui sul programma diciamo che noi che abbiamo gettato le fondamenta potremmo costruire, come dice un mio amico, i contorni del quadro, la cornice. Il quadro stesso poi sarà completato con la partecipazione e la voce di tutti gli altri amici. Ma tempo ce n'è poco. Ma noi ci siamo detti di presentare a gennaio questa coalizione di persone, e quindi abbiamo poi altri 5-6 mesi per. Con tanto di candidato sindaco? Beh, chiaro, noi allora ti ho premesso prima che già state lavorando su questo. Stiamo lavorando su questo, ma no, ti ho premesso prima che per amministrare bene una città occorrono persone capaci e di esperienza e di buon senso. Ed è chiaro che il sindaco, che è stato già individuato, la persona che coprirà questo ruolo, certo, è una persona capace di buon senso e che ha dimostrato di essere capace. Voi siete avanti in questo progetto, se avete già individuato il sindaco. Abbiamo gettato le fondamenta. Per fare il quadro, diciamo. Sì, no, il quadro ne abbiamo parlato, la cornice è stata fatta, ma è chiaro che va realizzata insieme agli altri. Che ne so, io per esempio ho delle idee fisse che mi porto dietro da tanti anni. La ripopolazione del centro storico, per dire, no? Il problema che molte amministrazioni hanno tentato di risolvere, ma anche non ci sono riusciti. Io ho visto, per esempio, nelle grandi città, in Austria, a Vienna, che con l'housing sociale al centro storico hanno risolto il problema, no? Perché non replicare la cosa? Vedremo. Spieghiamolo ai cittadini, cioè in termini concreti cosa dovrebbe accadere. Dovrebbe accadere che l'amministrazione comunale in qualche modo si farà promotrice o si farà carico o vedremo di mettere a disposizione appartamenti del centro storico ristrutturati
in buonissime condizioni e dati a canoni calmierati, a giovani coppie, a single, a persone meno giovani magari, ma che non si possono permettere di pagare gli affitti tradizionali o che vorrebbero andare a vivere al centro storico, ma che magari oggi quegli appartamenti che si trovano al centro storico sono 150 metri quadri con tutti da rifare, non potrebbero andarci. Quindi ecco, trovare le soluzioni per superare i problemi che i cittadini potrebbero trovare. Un'altra cosa, un aiuto pubblico certo, da parte dell'amministrazione, è chiaro, un aiuto pubblico. Detto questo, c'è anche un altro aspetto e qui ci riagganciamo alla differenza fra la politica nazionale e la politica locale, no? Un altro chiodo fisso che c'è io è la sanità, no? E a livello nazionale io sono fautore del rilancio e rafforzamento del servizio sanitario nazionale, cosa difficilissima perché purtroppo da tanti anni invece vediamo che purtroppo è stato applicato al privato, no? La sanità. Ma mentre a livello nazionale io sono per rafforzare il servizio sanitario, a livello locale, se il servizio sanitario nazionale è inadeguato o non copre le aspettative o le esigenze di noi cittadini, l'amministrazione comunale si deve far carico, secondo me, di organizzare con i privati i servizi che altrimenti i cittadini non avrebbero. Chiaro? Perché? Perché il compito dell'amministratore locale è questo, non è altri. L'amministrazione locale deve risolvere i problemi dei cittadini, certo, deve risolvere il problema perché da 30 anni a questa parte ogni X periodi le strade sono piene di buche e nessuno... Allora, bisogna trovare la soluzione, no? Magari quelli che come me da tanti anni hanno fatto politica ce l'hanno la soluzione, ma non è stata mai approntata, chiaro? Quindi cercheremo finalmente di costruire questa bella casa che sarà la nostra città, Due Canati. Quindi hai citato due degli obiettivi primari, sì, e più importanti, cioè non abbandonare il centro storico come invece oggi appare con tanti cartelli affitti, sì, soltanto dal punto di vista, ma non abbandonare neanche le periferie, perché anche le periferie, caro Asterio, c'è un degrado pauroso. Non quindi, ci sono i servizi nel periferie. L'amministrazione comunale ha questo di compito, deve dare servizi. È possibile che Castelnuovo, che aveva un piccolo supermercato, che aveva addirittura una tabaccheria, non c'è più nulla? E questo dipende, no? Dipende dal fatto che se tu non riporti la gente ad abitare in certe zone, quelle zone non possono autonomamente ricevere i servizi. Che ne so, io se devo aprire un piccolo genere alimentari, se non ho gli abitanti nel centro storico non posso. Girano. Chiaro, no? Certo. Cioè questo, sono anch'io dell'idea che prima bisogna riportare la gente abitato, farlo abitare effettivamente, non rendere gli appartamenti, non lasciarli vuoti se si vuole che sotto casa possa aprirsi una macelleria, per dire, un alimentare il vecchio stile, vecchio tempo. E certo, ma quindi questo nucleo nuovo di aggregazione di cittadini volenterosi, anche capaci, perché questo è il punto, no? Certo. Cioè il buon senso deve essere coniugato alla capacità amministrativa, con la persona che poi, se anche non ce l'ha per esperienza, dovrà per la propria intelligenza acquisirla entro certo tempo. Ma siamo anche... E poi siete una squadra, quindi magari uno supporta l'altro. Però tieni conto, Esterio, però, che siamo gente che magari quelli che non hanno una grande esperienza politica hanno sicuramente una grande esperienza di vita, perché poi anche qui dobbiamo riportare il discorso sul fatto che se uno ha avuto successo nella vita, lo ha avuto perché è stato bravo, molto probabilmente può replicarlo
anche in politica. Difficilmente una persona che nella vita privata è un po', possiamo dire, borderline, riesce ad essere una persona seria in politica. Cioè, non c'è dottor Jekyll e Mr. Hyde. Se uno è bravo nella vita, è bravo anche in politica. Possiamo dire che in questo gruppo ci sono persone che già hanno un'esperienza in questo campo? Sì, ci sono molte persone che hanno già molte esperienze. Certo. Già comincia a delinearsi un po', sì. O intuire un po' il quadro. L'altra questione è che quindi voi partite dalla necessità di avere un'aggregazione che non sia quella identitaria del centrodestra né quella che appoggia l'attuale amministrazione, quindi partire da una situazione critica nei confronti dell'attuale amministrazione. No, assolutamente. Noi non vogliamo essere distinti e distanti da tutti i partiti, è diverso. Nell'attuale amministrazione mi sembra che ci fossero tante liste civiche, per esempio. Nella vecchia, sì, quella che ho formato il sindaco, sì, l'attuale, quindi, quella che, vecchia dicevo, quella che quindi, nel periodo elettorale 19, quindi, però in questo caso è stata un po' questa aggregazione, diciamo così, interrotta la sua identità dalla presenza ora del Partito Democratico. È questo che poi vi disturba? Non ci interessa questa la questione, no? non mi portare su cose che non mi interessano, cioè non ci interessa il Partito Democratico o Alleanza gli Amici o che ne so, Forza Italia, cioè non ci interessa i partiti, perché altrimenti avremmo già, molti di noi avremmo già una casa da abitare, una casa politica. Invece siamo profondamente convinti che fare il bene della città dobbiamo per forza essere scevri da ogni legame partitico. Quindi è per questo che dicevo, cioè nel momento stesso in cui non accettate, ad esempio, non so, la candidatura di Bravi, perché voi già avete un vostro candidato, una vostra coalizione di amici che giostreranno intorno a idee comuni, ma senza appunto una bandiera, ben preciso, non quella delle civiche, è logico che questo, il fatto che non vi sia passato per la mente che possa essere anche per voi il candidato. No, facciamo un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, quindi, è un'altra storia. Quindi a partire anche dalla posizione. È un'altra storia, quindi non ci interessa tutto ciò che esiste, perché stiamo costruendo qualcosa di buono. Con persone anche come me che sono con i capelli bianchi, qualcuno molti molto più giovani, sono tinti bianchi, molti molto più giovani, ma ecco, molti hanno fatto politica, voglio dire, no? Quindi sono stati anche amministratori e hanno dimostrato di essere capaci. Quello è la grande novità, è che comunque voi a gennaio avete già un candidato da ci presenteremo a gennaio alla città di presentare il programma, l'hai accennato, i punti forza, sanità. No, vabbè, questo delle mie due idee. Il programma sarà più articolato, molto, certo, sarà frutto di un apporto collettivo e collegiale, certo, di questi due, certo, amici che poi ma degli altri cantieri tutti radicati nella realtà recanatese. Tutti ben radicati nella realtà dei canadesi, dico, questi soggetti. Certamente, sì. Ecco, non è che provengono magari altre realtà. Amiamo la città dei Canadi perché ci siamo nati, ci siamo cresciuti, ci viviamo, e il nostro amore travalica un po'. E molte volte c'è stato in passato quelli che non erano i canadesi che venivano visti meglio, no? Perché nemo profeta in patria, ecco, no, grazie a Dio in questo senso noi siamo ben radicati e ben diciamo così, ben integrati in questo nel tessuto sociale. Va benissimo, a posto. Possiamo chiudere qui, sì, allora, certo. Auguri, buon lavoro, e visto che il tempo è quasi, cioè, vabbè, ci auguriamo le buone feste, dopo le feste ci sarà questa novità, diciamo così. Sì, certo, gennaio, certo. Naturalmente, nuovo, come, come,
come principe della stampa locale, principe che sarai... è stimolato una curiosità, ma soprattutto anche hai lanciato quello che sino a ieri era una famosa ipotesi, quella del terzo polo, come in realtà realistico, reale. Sì, ma non è il terzo polo, è qualcosa esclusivamente per Recanati. Non è il terzo polo, perché sennò potrebbe essere fatto sempre nella partitica politica nazionale. Invece non è, è una cosa diversa. Noi vogliamo fare esclusivamente il bene della città e per farlo siamo insieme anche tra persone che hanno avuto in passato esperienze diverse, provenienze diverse, ma ci lega la volontà di progettare e realizzare il bene della città. Bene, con questo chiudiamo. Grazie. Ciao.